Una prima che si può definire un successo. Il Carnevale di Borgosesia, che si sta svolgendo in via eccezionale a maggio, sta avendo una buona partecipazione di pubblico. Peccato che la sfilata di domenica 8 maggio sia stata interrotta a causa di uno scroscio temporalesco, ma il Carnevale continua anche questo fine settimana. Diana Stolfi, del Comitato Carnevale, conferma il buon successo della manifestazione, ma dice la sua sul Carnevale di primavera. Per rilanciare, per ripartire, abbiamo deciso di provare comunque questa esperienza. Non è il carnevale, questo è chiaro, però diciamo che fino ad adesso non possiamo lamentarci, le persone, la partecipazione, seppur inferiore, perché chiaramente non è il periodo usuale, però c'è stata, quindi siamo contenti, ecco, di questa ripartenza. Dovendo fare di necessità virtù, sicuramente, a parte purtroppo il tempo più incerto che a febbraio, può essere una bella occasione, sicuramente la gente è più invogliata a star fuori, anche più a lungo, le giornate sono più lunghe, fa più caldo, però per chi vive il carnevale e fa il carnevale non è sentito alla stessa maniera. Dobbiamo rimanere in tradizione, quindi mantenere il carnevale nel periodo consono e consueto, che sarà gennaio-febbraio, come sempre. La nostra intenzione è quella di tornare a festeggiare in modo classico e tornare alla tradizione vera e propria del carnevale. I prossimi appuntamenti, venerdì ci saranno gli Eco che suoneranno, faranno un concerto, mentre in piazza ci ritroveremo sabato sera con la sfilata notturna, che anche questa è una cosa particolare che solitamente non avviene, si sono registrate poche edizioni con le sfilate notturne, ma appunto proprio perché è in primavera abbiamo pensato di approfittarne, visto che il clima dovrebbe consentircelo, e la sfilata inizierà alle 9, solito percorso, tutte le vie del centro, e poi domenica la terza e ultima sfilata con la premiazione di palio e mini palio dalle 3 del pomeriggio. Noi ragioniamo sempre sul futuro, perché comunque per organizzare una manifestazione importante con l'affluenza che abbiamo, cioè, si lavora sempre. E quindi abbiamo delle idee, dei progetti, speriamo di poterli attuare, che non ci siano più restrizioni di alcun genere nel futuro, in modo tale da poter tornare a fare festa come eravamo abituati.